mio progetto di ricerca si rivolge a bambini e a pazienti giovani adulti affetti da vasopatie, condizioni congenito malformative associate a mutazioni del pathway RAS-MAP chinasi, che comprende la sindrome di Noonan e patologie ad essa correlate, tutte accomunate dalla presenza di bassa statura, dismorfismi facciali, cardiopatia congenita, anomalie d'organo e anche un certo grado di ritardo cognitivo e rischio oncologico. Gli obiettivi del mio progetto di ricerca sono proprio volti ad individuare un adeguato percorso di diagnosi, presa in carico e approccio terapeutico, in particolare per quanto riguarda la terapia con l'ormone della crescita, attualmente unica terapia a disposizione per migliorare l'outcome staturale di questi piccoli pazienti. Le rasopatie sono quindi sono condizioni a coinvolgimento multisistemico e necessitano di una presa in carico multidisciplinare, di un follow-up individualizzato. Necessitano quindi di più specialisti medici, di psicologi, di infermieri formati e dedicati che lavorino proprio nel bene e nella cura del piccolo paziente e della sua famiglia. Ho scelto di fare ricerca in ambito medico e successivamente in ambito pediatrico, occupandomi di malattie rare, perché penso che sia necessario ed utile occuparsi di piccoli pazienti affetti da malattie congenito malformative rare e di poterli accompagnare con le loro famiglie in percorsi di diagnosi e cura molto spesso lunghi e faticosi.